Questo mondo, lasciatemi dire, non ha bisogno di queste maschere che grondano sangue. La nostra società proprio ha tutt'altro che bisogno di vedere nelle vetrine facce deformate, maschere di mostri che vengono proposti anche ai nostri figli, di conciarsi, di vestirsi in quel modo. La nostra società invece ha bisogno di speranza, di sorrisi, di bellezza anche nelle piccole cose. Molti parlano di voler demonizzare, esorcizzare la morte, ma la morte per noi cristiani ha un valore importante, perché non è la fine ma è il trapasso per una vita che va nelle braccia del Padre, di Dio, di chi ci ha creato, del fautore della vita. C'è una luce che voi accenderete, e qui veniamo anche ad un altro aspetto, insomma, di questi giorni. Come vivere diversamente il 31 ottobre con Halloween presso il santuario della Santa Casa di Loreto. Halloween, buona festa di tutti i santi, anche del tuo, di cui porti il nome. La notte di tutti i santi in preghiera, ci sono due candele che si abbracciano appunto nella luce. In una notte dove si compiono anche tanti sacrilegi, noi vivremo un momento forte di preghiera, di riparazione per tutto il male e per tutto il peccato, fino al sacrilegio, a quello che si compie in quella notte. Io spero veramente che si possa dire di no ad Halloween e di sì invece ai santi.